Se questa storia dovesse arrivare poi ad un avviso di garanzia, potrebbe succedere, penso sia falso ideologico in atto pubblico. Questa cosa potrebbe essere un problema, si dovrebbe dimettere la Raggi, o invece su questa vicenda voi avreste un altro tipo di approccio? Ma guardi, sui forse è difficile commentare, forse quello che succederà. Io credo che le cose siano state fatte in maniera assolutamente regolare, quindi non, immagino che non ci siano strascichi di nessun genere. Chiaramente la nostra regola è se sei condannato, sei fuori dal Movimento 5 Stelle, però una cosa che va spiegata è questa. Noi non è che cacciamo i sindaci eletti con mandato popolare. Il sindaco, anche se è sotto, diciamo, sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda le procedure interne al Movimento 5 Stelle, lo sospendete dal Movimento. Viene sospeso dal Movimento 5 Stelle fino a che non c'è ovviamente una consistenza di un certo tipo. Questa è la cosa importante da far capire, che i cittadini non si troveranno senza un sindaco, in nessun caso. Quindi il Movimento 5 Stelle oggi ha 19 sindaci in più. Quindi avviso di garanzia implica la sospensione dal Movimento, attesa di capire. Avviso di garanzia bisogna cercare di capire innanzitutto da cosa arriva, cerchiamo di capire, però il sindaco resta su quella poltrona tranquillamente, fa il lavoro per i cittadini. Perché vogliamo un cambiamento? L'ho votata perché ho visto, è venuta qui a Ostia e tra tanti che non mi dicono niente qualcosa mi ha dato, quindi ho detto proviamo, tanto peggio di così non può andare. È un voto contro Renzi, non è un voto politico questo. Io l'ho votata e spero che mi riceva presto, perché ho molte cose da dirle. Chi ha votato lei? 5 Stelle purtroppo, a malincuore, ma l'ho dovuto fare. Perché il PD è insopportabile, ma per il suo portacolori, che sarebbe, come si chiama, Renzino? Ostia, la Raggi ha preso il 76%. A Ostia 76%, sono contento, vuol dire che vogliono cambiare gli ostiensi. Lei chi ha votato? Indovini, non PD. Lei ha parlato col popolo, il popolo farà quello che ha detto, che chiede il popolo. Così ha parlato in televisione e io ci credo. Ci aspettiamo quello che ci ha promesso, speriamo. Una cosa concreta, fai questa cosa subito. E difendere i pensionati? Però il sindaco di Roma, non è che quelle sono politiche più governative nazionali. Ci mette una buona parola a lei per farlo. Ostia c'è la delinquenza, come sta Torpignattara, come sta San Basilio, eccetera, eccetera. È solo la casta, i palazzi politici, che sono mafiosi. E c'è anche chi ha votato Virginia Raggi nella speranza di un lavoro. Io lavoravo nelle cooperative a Castel Porziano, le hanno chiuse e mi trovo disoccupato. Che si aspetta che la Raggi riapra tutto? Magari, perché ancora 3 mesi li possiamo fare, luglio, agosto e settembre. Comunque, gli scettici non mancano. Ho votato, ma non ho votato la Raggi. È uno dei pochissimi, perché... No, ma è meglio pochi che buoni. Non credo a questi salvatori della patria che arrivano così senza avere delle basi dietro, così da un momento all'altro arriva la Raggi, cambia il mondo. Dilettanti allo sbaraglio. Raggi? No, io sono di Casa Pound, da proprio. Io sono proprio fascista. Il Movimento 5 Stelle, i cui principali esponenti sono gli idoli dei clan di Ostia, come dimostra quello che i capi di quei clan raccontano ogni giorno. A parlare è Roberto Spada, considerato da molti il reggente del clan Spada. Se sei mafioso veramente, uno deve votare PD. Siccome non mi sento mafioso, voto Movimento 5 Stelle.